Bentrovati alla nostra pagina informativa con Bianca Revello, responsabile del servizio internazionalizzazione. Vediamo subito le misure di limitazione da e per l'estero contenute nel DPCM del 2 marzo che sono state al centro del webinar tenuto da Bianca proprio oggi per le nostre associate. Sì, abbiamo avuto un incontro con i nostri associati in merito alle misure che di fatto non sono poi così modificative sul nuovo DPCM, soprattutto per quanto riguarda la normativa sugli ingressi. Viene confermato il mantenimento di due ordinanze in merito a quella del Brasile, quella di UK e anche all'Austria, che hanno delle misure specifiche proprio per questi paesi, quindi delle limitazioni, due tamponi, quarantena che rimangono, però sono previste anche delle eccezioni particolari, questa è un po' la novità, sulla base di eventuali ordinanze del Ministero della Salute, quindi siamo in attesa eventualmente di qualche sblocco. Altra notizia interessante che viene riproposta è quella dei voli Covid tested, che avranno un'implementazione, quindi per ora abbiamo solo le tratte sull'America, sempre con ordinanze, siamo in attesa di quello, ci sarà la previsione di altri voli che permetteranno di rientrare senza avere l'applicazione della quarantena. Quindi bene o male due notizie che sono utili ai nostri associati perché hanno molte trasferte in programma, soprattutto adesso che ormai la stagione è delle attività imprenditoriali è super attiva. E le limitazioni, ricordiamole invece per quanto riguarda la movimentazione in Italia che tengono le zone rosse, gialle e arancioni, le trovate su una nuova infografica che abbiamo messo a disposizione dei nostri associati sia all'interno delle slide che sono state distribuite, ma anche su una circolare pubblicata sul nostro sito, quindi potete scaricare per averne una visione. È molto più una sintesi molto agevolata delle misure, fermo restando che abbiamo per il momento, per qualunque zona in cui ci si trova, fino al 27 marzo c'è il divieto di spostamento tra regioni. Pertanto i nostri associati, se vogliono spostarsi tra regioni, dovranno fare l'autocertificazione solita per le ragioni lavorative. Non dimenticatevela perché è obbligatoria. Grazie mille Bianca Revello. Allora possiamo proseguire con la nostra pagina informativa che stasera è molto ricca. E c'è stato un passo avanti molto importante sul tema dei vaccini, in quanto la proposta di Confindustria di vaccinare e di procedere alle vaccinazioni direttamente in azienda è stata accolta dal governo, che ha deciso di aprire un tavolo tecnico per aggiornare il protocollo sicurezza anticontagio, prevedendo quindi dei presidi all'interno delle aziende per i vaccini con la collaborazione dei medici del lavoro. Il punto su questo tema fondamentale sarà venerdì 12 marzo alle ore 14 con il webinar di Confindustria Cuneo, vaccini anticovid e imprese, facciamo il punto sullo stato dell'arte della campagna vaccinale col focus sulle imprese. I lavori saranno introdotti dal direttore generale Giuliana Cirio, prenderanno la parola Camillo Scimone, medico del lavoro e presidente della sezione sanità di Confindustria Cuneo, Luigi Genesio Icardi, l'assessore regionale appunto alla sanità, Fabio Pontrandolfi, dirigente dell'area lavoro, responsabile salute e sicurezza sul lavoro di Confindustria Nazionale, e Bartolomeo Salomone, presidente della Ferrero. A coordinare i lavori Andrea Corniolo, responsabile sicurezza ambiente di Confindustria Cuneo. Passiamo alle notizie che riguardano più da vicino la nostra regione. Si ritiene confermata la zona arancione rafforzata con la possibilità di inserire singoli territori in zona rossa. Ovviamente vi teniamo aggiornati sia con i nostri social, sia con la pagina, sia con il nostro sito. La regione sta ragionando anche sulla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. E ora vediamo insieme i dati di oggi. Oggi l'unità di crisi della regione ha comunicato 2.283 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, tra cui gli asintomatici che sono 850, il 39,2%. Il totale dei casi positivi diventa quindi 259.913, in Granda sono 35.152. I ricoverati in terapia intensiva sono 185, meno 3 rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.223, più 52 rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 18.080, i tamponi diagnostici finora processati sono 3.112.690, di cui 1.190.744 risultati negativi.
24 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nella giornata, che portano il totale a 9.461 deceduti risultati positivi al virus, 1.114 nella nostra provincia. I pazienti guariti sono complessivamente 229.964, più 915 rispetto a ieri, di cui 31.408 in provincia Granda. E per il momento è tutto, grazie per aver seguito il nostro aggiornamento.